Senza Turner, non ci difendeva più nessuno. Credimi, Hazel. Volevo tornare a casa da eroe. Ma ora che comanda Pearson, potrei non tornare affatto. Buon Natale, Turner. Ah, Turner. Pearson ha fatto diventare caporale il campagnolo. Chissà che ne penseresti. Probabilmente che tu sei il solito stronzo, Aiello. Non è questo il momento. A Turner! Il solito fortunato. Sempre il primo, eh? Vi conviene darmi retta. Godetevi la serata, ragazzi, perché domani appena arriva il convoglio, voi sarete in prima linea a difenderlo. E Turner non sarà certo lì a proteggervi! Calma! Calma. Sei caporale ora, eh? Allora aiutami tu a calmarmi. Forza. Dammi una scusa. Ecco, come pensavo. Sono stato con lui 6 anni. 6 anni. Cazzo. Buon Natale del cazzo. Il convoglio è vicino, ed è compito nostro farlo arrivare fino al Reno. Adesso dobbiamo solo sopravvivere al freddo. E a Pearson. Degli stivali, Cornish. Sembrano... Già, ti ha fregati un riservista. Un ragazzino morto congelato. Se Pearson non fosse così taccagno, non sarei costretto a rubare. Tranquillo. Al riservista non serviranno. Dov'è il campagnolo che conoscevo? Se lo vedi, fammi un fischio. Gran bel Natale, ragazzi. Già. Perché dovrei sognare di starmene al calduccio con la mia ragazza? Quando sono qui a congelarmi il culo con voi. Oh, cazzo, arriva! Oh, Aiello, la mitragliatrice! Sì, sergente. Sergente, altre giacche o coperte? State benissimo così. A est sono messi male. Prendi delle munizioni, devi rifornirli. Senza quei colpi, Aiello resterà secco. Allora è meglio non sprecare neppure un colpo. Ho delle munizioni. Eccolo qui, il nostro Babbo Natale di fiducia. Un regalo di Natale. Che ci hai portato? Cioccolato? Calzini asciutti. Cazzo, trucchi alla collina, ora 12! Arma bloccata! Daniels, falli fuori! Tutto finito? Perfetto. Occhi aperti! Eccone un altro! Ben fatto, Daniels. Quel crocco non avviserà nessuno. Come cazzo fanno a superare la 88?
Meglio si fa il rapporto alla tenda di... Li hanno beccati! Attenzione! Occhi aperti! Prepariamoci alla battaglia! Tutti in prima linea, forza! Vediamo, gli occhi aperti! Vedete qualcosa? Sono da fuori, occhi aperti! Sono sotto attacco! Non vedo niente! Guardate, sono con voi, subito! Avanti, io arrivo! Oh, caporale. Ho una sorpresa per lei. Lui è Howard. Sono onorato di conoscerla. Mi dispiace, non mi aspettavo. Di lavorare con un tecnico così bravo? Howard era nella compagnia che ha preso il crinale. Non credo li lascino combattere. Sì, già. Ci lasciano anche morire. Bene. Arriverà il convoglio e i crucchi scateneranno l'inferno. Non ci sono riserve. Siamo noi le riserve. Dovremmo chiedere supporto aereo. Guarda. Daniels si ricorda di essere un caporale. La radio funziona. Sì, meglio non farci affidamento. I nostri piloti sono già impegnati. Convoglio è qui con le scorte, facciamo rifornimento. Assicuriamoci che questi ragazzi arrivino. Sì, si sono rimasti dei... Io con la vita, Zuzman, è Natale. Condizioni estivali. Buon Natale, signori. Io la benedica, Brent. Arrivano! Muoviti il culo! Daniel, soffiamo! Zuzman! Convoglio è qui con le scorte, facciamo rifornimento! Assicuriamoci che questi ragazzi arrivino. Sì, sono rimasti lì. Tempo con la vita, Zuzman, è Natale! Condizioni estivali! Buon Natale, signori! Io la benedico! Arrivano! Muoviti il culo! È finita! Stai bene! Sopravvivere! Vogliono fiaccarci prima di attaccare! Dobbiamo trovare Pierce! Dai! Informazione con me! Aiuto! Aiuto! Occhio al crinale! Di qua! I mezzi tedeschi sfondano le nostre linee! C'è una radio nel vecchio Valbotto! Avanti, copritemi! La farò andare! L'avamposto è sopra il nemico! Ehi, adesso sei un caporale, cazzo! Agisci come tale! Non possiamo andare là fuori con... Sei del Queens! Non mi sorprendi! Se lo dici tu... Ehi! Ero sottufficiale! Ho rinunciato ai gradi! Muoviamoci! Subito! Fammi strada! Ormai il mondo va alla rovescia! E non ti ho ancora preso a punto! Ehi, datevi da fare! Se Howard muore, siamo fregati! Daniels, andiamo, arrivano i trucchi! Batteria nemica, escono dalla foresta! Aiuto! Alla radio, presto! Daniels, dammi una mano! Daniels, vieni qui! Eccola! È messa di merda! Si vorrà più del previsto, teneteli occupati! Hai detto poco! Proteggiamo Howard! Attenti agli alberi! Trucchi in arrivo! Copritemi! Merda! Merda! Qui siamo bersagli facili! Prendete Howard! Siamo circondati! No, Daniels, non ho ancora... Howard, ci resta poco tempo! Subito! Arrivo dalla foresta!
Rover Joe! Qui Dogwood White 5! Chiediamo supporto aereo! Passo! Ricevuto Dogwood White 5. Supporto aereo già assegnato per bombardamento pesante. Tempo all'arrivo ignoto, passo. 509 qui comando. Richiesta urgente di supporto aereo ravvicinato. Richiamate la squadra appena raggiungete l'area bersaglio. Ci hanno colpiti! Colpiti! Motore sinistro fuori uso! Abbiamo perso un bombardiere, proteggiamoli! Spara ai crocchi, non a noi! Mi hanno colpito, palla nel serbatoio! Siamo quasi alla zona bersaglio. Facciamo spazio ai bombardieri. Poche cucite e informazione con me. Comando, qui 509. I bombardieri sono pronti a fornire supporto aereo. Ricevuto 509. La nona divisione corazzata è impegnata contro fanteria e mezzi blindati nemici. Passo. Rover Joe! Qui Dogwood White 5! Siamo in condizione critica! Dov'è il nostro supporto aereo? In arrivo, Dogwood White 5, 80 km di distanza, passo! Andiamocene da qui, forza! Veloci, dobbiamo tornare al fronte! Indietro, via! Sono dietro di noi! Dammi la pistola! Non c'è tempo! Però
tutti all'attacco! Ecco i nostri B-47! Giù! Quant'è che Pearson ha perso il lume della ragione? Meglio se non lo so. Vincerà una medaglia. Beh, non è andato. Siamo fortunati a essere vivi. Per ora. Daniels, occupati subito di quei gruppi. Sì, sergente. E balla, sì. Ho già visto quello sguardo. Appena prima di Cassidy. Siamo nella merda. Vossa Pete. Che cosa vuole? Vossa Pete. Tieni. Che cazzo stai facendo, zio? Lasci stare, sergente. Cos'è, eh? Ti piace così? Sei contento? Molto contento, io di puttana. Sergente! Ehi, stanne fuori! Ehi! Fermo! Mechism! Non ne vale la pena. Daniels! Stupido crocco, perché sei scappato? Ci nasconde qualcosa. Lo stronzo aveva questo addosso. Fa vedere. Che cazzo c'è scritto? Sono ordini di piazzare esplosivi sul ponte di Remagen. Gli ordigni saranno caricati su camion 5 miglia a nord da qui. Secondo quello che c'è scritto, è l'ultimo ponte ancora intero sul Reno. Beh, grazie dell'aiuto, Fritz. I camion nemici con gli esplosivi passeranno di qua. Non devono arrivare al Reno. Pearson vuole bloccare la strada abbattendo gli alberi. Dov'è Pearson? Nascosto da qualche parte con il detonatore. E il suo whisky. Sai cos'è peggio dell'alcol? L'ipotermia. Non se ci muoviamo. Stiles, con il gruppo di Pearson. Che culo. Daniels, Juiceman, aiutatemi a piazzare l'ultima carica. Poi attaccheremo i camion. Da fatto. Fortuna abbiamo trovato quelle informazioni. Un altro passo verso il Reno. Adolf ha il nostro fiato sul collo. Ora pensiamo a fermare quei cani. Qui ci penso io. Voi controllate se arrivano i camion nemici. Ecco il segnale. Arrivano i camion. Qua su, Daniels. Avrai la visuale migliore. Lungo la strada. Howard, sali qua su. Aspettiamo che siano in posizione. Fritz avrà una bella sorpresa. Tieni duro! Portami al riparo!
medico! Da questa parte! Qui! Nella base aerea e distruggere gli esplosivi. Aiello, tu sarai alla guida. Howard, ripulisci la strada. Signor, sì. Spostati, Fritz, guida Niles, io. Niles, tu vieni con me. Andiamo. I cancelli alle 3. Portatevi in alto per coprirci mentre distruggiamo quegli ultimi camion. Ehi, bocche chiuse e occhio alle pattuglie. Andiamo! Sono due posizioni elevate vicino all'ingresso. Possiamo arrivarci senza farci vedere. Silenzio, i crocchi sono ovunque. Bene, ora troviamo un punto elevato vicino al cancello. Guarda, il comandante della base.
Tira una granata! Prossima posizione, seguimi! I nostri sono sulla destra! Pearson vuole che prendiamo quella torre per dare supporto... Thank you.
supporta la squadra di Pearson! Cazzo, non ci vanno leggeri con i prigionieri ebrei. Sta calmo, andrà bene. Tieni tu. C'è mancato poco, stai bene? Hanno preso Zeus. Mi spiace per il tuo amico, ma c'è un ultimo camion da eliminare. No, toglitelo dalla testa! Hanno preso Zeusman! Prima la missione! Non lo abbandono! Devo raggiungere quel camion! Ignorato un ordine diretto. Allora mi spedisca alla corte marziale. I disertori pagano con la vita. Forse dovrei fare un favore a tutti e tagliare corto. Sergente! Hai chiuso. Non ti voglio nel mio plotone. Levatemelo di torno. Andrà tutto bene. Ti rimetteremo a nuovo. Hai fatto il possibile.
Bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Wir und separat. Via le piastrine. Toglietevele. Vogliono gli ebrei. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir! Siamo americani. Punto. Wer verhaftet sie alle auf den Zug? Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Sono passate 8 settimane dalla cattura di Ziusman. Mi sforzo di non perdere la speranza. Signore, mi dica, che hanno trovato Ziusman? Mi piacerebbe, figliolo. Pearson se n'è fregato di lui, come dei suoi uomini a Kasserin. Kasserin? Non hai capito niente, soldato. Pearson aveva l'ordine di ritirarsi, ma alcuni dei suoi erano intrappolati al passo. Non voleva andarsene senza di loro, perciò ho chiamato rinforzi. Non sono arrivati in tempo e il suo plotone è stato massacrato. Non è stato più lo stesso. Ma non devi più preoccuparti di Pearson. Te ne torni a casa. Mi aspetta la corte marziale, signore. L'esercito non ne uscirebbe bene se punisse il soldato che ha contribuito ad accelerare l'intero sforzo bellico. Proprio così. Grazie alle informazioni che hai preso da quel prigioniero, abbiamo trovato l'ultimo ponte sul Reno. Un'azione degna di una stella di bronzo. Sei un eroe a tutti gli effetti. Bentornato, Red. Da adesso in poi non ti perderò mai più di vista. Capito, caporale? Sì, signora. Tutto bene, Red. Parliamo o andiamo a caccia? Dovresti essere orgoglioso. Ti sei fatto valere, senza paura. Sei un vero uomo. Che sensazione fantastica, vero? Affrontare l'inferno e tornare a casa da eroe. Red. Red. Sei un eroe a tutti gli effetti. Fino alla fine. Fino alla fine. Vorrei tanto essere insieme a Ezel quando nascerà il bambino. Ma devo convincere Pearson a rimandarmi a combattere. Devo trovare Zeus. Lui farebbe lo stesso per me. Se non dovessi tornare. Beh, abbi cura di loro, Paul.
Cosa sei venuto a fare? Secondo te? A suicidarti. Fossi in te non ci andrei. Pearson è fuori di sé. Ok, grazie. Ti avevo detto di levarti dalle palle. Io andrò a prendere Ziusman. Dillo al cappellano, perché non voglio un secondo incapace di eseguire gli ordini. Nemmeno lei li ha eseguiti, rifiutando di abbandonare i suoi a Kassarin. Che cazzo hai appena detto? Ha sentito. Vattene finché puoi farlo con le tue gambe. L'ha detto Davis. Non è stata colpa sua. Lei ha agito per il bene del suo plotone. Va via. Subito! Io non mi muovo. Ho detto fuori! Porca puttana! Avevo l'ordine di ritirarmi. Ma dovevo dimostrare qualcosa. Avevo detto che avremmo difeso questo passo fino all'arrivo dei rinforzi. Che non sono mai arrivati. Mai arrivati. Quindi hai ragione. Li ho fatti morire. Ora va. Non senza il mio plotone. Pensi di avere fegato, eh? Prova a fare il tuo lavoro, mentre i tuoi uomini cadono come mosche ogni giorno. Turner non si sarebbe mai... Turner è morto! Dia un senso alla sua morte! Al suo sacrificio! Tu non sei un cazzo di sacrifici! E questo... congedo con onore firmato da Davis. Tornavo a casa. Potevo avere tutto. Un'accoglienza da eroe. La mia ragazza tra le braccia. Cazzo! Una stella di bronzo! Ma ho un'ultima missione. Tu sei un pazzo. Fosse solo pazzo. Informazione. Sergente. Informazione, cazzo. Se vuoi farlo, questo è il momento. Vedi di levarti dalle palle. Vedo che ci siamo tutti. Non tutti. Prendiamo quel ponte e troviamo Ziusman. Sì, caporale. Se Ziusman è vivo, è oltre quel ponte. Dobbiamo conquistarlo. D'accordo, ci siamo! L'ultimo ponte sul Reno! Se questo convoglio passa, apriremo il fronte. Li divideremo. La va o la spacca. Siamo all'atto finale. Raggiungami! Forza! Con me, andiamo! Dobbiamo prendere l'ingresso del ponte! Sì, sergente. Forza! Ehi! Non farmi pentire di averti dato un'altra possibilità! Può starne certa. Andiamo! Il convoglio darà copertura mentre avanziamo verso il ponte! Muoversi!
Tutti, teniamoli sotto pressione! MG-42, finestra al secondo e terzo piano! Via, via, al botte! Forza! Daniels, Aiello, ripulite i piani alti. Andiamo! Fortuna si è arreso. Zona sicura! Squadra con me! Andiamo al ponte! I crocchi faranno saltare il ponte, dobbiamo fermarli! Stiles, come va? Schierano l'impossibile! Teneteli occupati, noi pensiamo alle cariche. Bene, andrò avanti mentre Daniels e Stiles proteggono i genieri. Pronti? Forza, andiamo! Voi due, disinnescate le cariche sotto la struttura! I crocchi stanno ripiegando! State giù e occhi aperti! Davanti. Spara per primo, Daniels. Fuoco! Non ti sindesco io! Immagino di segnalazione. Ho ammazzato i loro compagni. Stupidi bastardi. Non è un miracolo questo. Ehi, risparmiali per i nemici. Sparano! Posizione nemica avvistata! Ascoltate! Aerei.
Duca! Dobbiamo andarcene da qui! Trucchi ai barili! Posizione nemica avvistata! Un fumogeno di segnalazione! Tutto per te! Nemico avvistato! Daniels, finisci il lavoro alla torre! Daniels, vai subito lassù! Nemico avvistato! Sistemati! Gli aerei distruggeranno il ponte! Prendiamoci quella contraerea! Daniels, Howard, con me! Muoversi, dai! Granate! Fumatevi il fuoco di sbarramento! Provo con una granata! Alle trincee, muoversi! Prendiamoci quella contraerea!
nemico avvistato! Usa quell'arma antiaerea! Proteggi quel ponte! Sinistra! Centro! Ore una! Puoi farcela, Daniels! Daniels, sinistra! Daniels, ti hanno visto! Centro! Ore 12! Ottimo, Daniels! Sinistra! È finita. Il ponte è nostro. Caporale Howard. Credo di doverle delle scuse. Mi devi molto più di questo. Siamo stati grandi. Abbiamo fatto la storia. I primi oltre il re. Cos'hai da guardare, Fritz? Ci sono campi di prigionia in questa zona. Davis ha ordinato di attendere l'autorizzazione prima di andare a controllare. Ma sapete che farvene degli ordini di Davis? Sì, sergente. Perfetto. Il mio plotone ha attraversato per primo il Reno. Ora il convoglio avanza nel cuore della Germania. Ormai la guerra è vinta, ma non per me. Non finché zio se la fuori. Dopo aver lasciato il ponte nella missione a est,
Abbiamo perlustrato i campi lungo la strada. Pensavo di aver visto ogni tipo di atrocità. Mi sbagliavo. Non scorderò mai quello che ho visto. I superstiti ci hanno detto che gli altri prigionieri, tra cui Zeusman, erano stati portati in un campo più piccolo a 3 ore da lì. Potevo solo sperare che fosse ancora vivo. Ultimo. Sembra un campo di lavoro. Forza. Ho l'impressione che sia deserto. Brucia ancora. Se ne sono appena andati. Laggiù c'è una caserma. Daniels, a controllare con Stiles, Aiello, con me. Non nascondere quello che è successo qui. Scatta delle foto. Il mondo deve sapere. Li trattavano peggio delle bestie. A quanto pare venivano picchiati, affamati e uccisi di lavoro. I nazisti hanno ucciso i nostri ragazzi a sangue freddo. Nemmeno l'inferno è una punizione sufficiente. Questi li hanno ammazzati per dare un esempio. Hanno massacrato i più deboli. Chiunque potesse rallentarli. Daniels, vieni qui. Daniels, vieni a vedere. Le tracce portano ai campi, li hanno fatti marciare fin là. Allora andremo lì. Frena l'entusiasmo, caporale. L'ho promesso a Zeusman. Lo troveremo, ma non so dirti se è vivo o morto. Sergente, vado avanti! Zeusman! Oh! Presto! Run! Run, spara! Alla fine il cerchio si chiude. Quello che ho fatto, che avrei voluto fare. Tutta la mia vita mi aveva condotto lì. Dobbiamo tornare a casa, fratellino. Sei morto lì, nella neve, solo perché io... Merda. Arrivo, Zeusman. Non morirai, fratello. Non ora, non oggi. Zeusman! Man!
essere un sogno. Che ti hanno fatto? Credevo che ci aveste abbandonati, che sarei morto qui da solo. Su, bevi un po'. Tranquillo. Mi hai sempre protetto, Paul. E so che l'hai fatto anche oggi. C'è solo una cosa che ti fa andare avanti in quella lunga marcia. Avere i tuoi fratelli al tuo fianco. La storia ha chiamato. Voi avete risposto. Siete venuti tutti qui per difendere pace e libertà. Io vi ringrazio. Il mondo vi ringrazia. Ovunque andrete in futuro, ricordate. Resterete per sempre fratelli ed eroi. Ci siamo, gente. Zio Osman voleva che lo avessi. Servirà più a te. Hai un figlio ora. Grazie per la fiducia. Te la caverai. Signore. Wings! Il figlio al prodigo ritorna! Beh, starei bene. Devo salutare zio Osman. Sergente. Va a casa, sergente. Sono a casa. E tu resterai? Manco dal Texas da tanto tempo. Riguardati, campagnolo. Lo farò. Quando mio figlio me lo chiederà, dirò che ho combattuto nella prima con quel pazzo bastardo di Pearson. Pazzo a dir poco. Se passi da Chicago... Ci verrò. Magari ti faccio prima io una sorpresa a Longview. Sarai il benvenuto. Sai... Quando ci hanno catturati, ci hanno preso più della libertà. Eravamo tanti, ma sapevamo di essere soli. E volevamo sopravvivere a ogni costo. Ma tu potevi andare a casa da eroe. Perché sei tornato? Ho visto quella vita, ma non potevo viverla. Fino alla fine. Fino alla fine. Ieri il sogno è stato diverso. Siamo tornati a casa insieme, stavolta. Sento ancora quei lupi, Paul. Qualche volta li vedo arrivare. Ma tu mi hai insegnato ad affrontarli. Questa appartiene a te. Il tuo sacrificio mi ha dimostrato che un eroe rischia tutto per i suoi fratelli. E per me tu sei un fratello e un eroe.